Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, prima che questa campagna elettorale entri nel vivo con la consueta orgia ridda di chi prometterà meno tasse e chi invece prometterà più servizi, diamoci delle regole, perché, cari elettori, voi dovete sapere bene quali promesse potranno essere rispettate e quali no. Allora, prima regola. Chiunque prometta di abbassare le tasse anche solo di una lira deve dire dove prenderà i soldi per farlo, perché se non si diminuisce la spesa o non si aumenta il prodotto interno lordo, ovvero la ricchezza, nessuno riuscirà realmente a diminuire le tasse. Forse potrà diminuirle a qualche categoria, aumentandole a qualche un'altra, ma per lasciare più soldi nelle tasche degli italiani e farli pagare meno tasse c'è bisogno che il paese guadagni di più, oppure c'è bisogno di tagliare quell'enorme spesa pubblica che grava su di noi, e soprattutto c'è bisogno di tagliare quel pezzo di spesa pubblica che deriva dagli interessi sul debito, che potrebbero aumentare se la Banca Centrale Europea aumenterà i tassi per limitare l'inflazione, e quindi costare ancora di più. Quindi chi promette meno tasse deve dire dove prende i soldi, chi promette più servizi agli italiani, più cose, più servizi della pubblica amministrazione, più servizi al cittadino, deve dirgli dove prenderà i soldi per pagarle, visto che di scostamenti di bilancio non se ne potrà più fare. Se una persona è seria, se è un partito serio, vi dirà dove taglia le tasse, dove dà più servizi, dove prende i soldi per coprire quelli, e non ovviamente parlando di recupero dell'evasione fiscale, perché sono 100 anni che ne parliamo e nessuno c'è mai riuscito. Io dico due cose semplici: che più tartassati sono i lavoratori dipendenti e c'è bisogno di ridurre quel cuneo fiscale che fa sì che nella busta paga degli italiani vi sia pochi soldi rispetto a quello che guadagnano, e la seconda cosa, per evitare che l'evasione fiscale continui a correre in modo incivile, facciamo in modo, senza calmierare, che tutte le spese che un cittadino fa si possano scaricare sulle tasse, spese per acquisti di generi o spese per la scuola dei figli o spese per i libri, insomma, se tutto quello che riteniamo utile si potrà scaricare sulle tasse, sarà il cittadino a chiedere la ricevuta per scaricare sulle tasse quelle spese, e quindi di fatto elimineremo un pezzo di quell'evasione fiscale che ci consentirà a tutti di pagare un pochino di meno, ma di pagare tutti quanti la spesa. Questi sono i criteri con cui si fa una seria campagna elettorale, e questo difenderò fino in fondo, perché non ci siano promesse vuote.